Bricconcetto! Bricconcella! Vieni fuori, dove sei? Accidenti, che pazienza! Questa bimba è una monella! Ho da darti un'incombenza! Non giocare a nascondino! Devi andare dalla nonna ed è lungo assai il cammino! Forza, basta, non far tardi, non ho voglia di aspettare! Vieni fuori, o questa volta mi farai proprio arrabbiare! Vada lei senza indugiare, porta le dolci, ciambelle, buon vino, ma mi raccomando, non ti inoltrare per quel sentiero che va oltre il pino, si addentra nel bosco, che fitto, che cupo, ci sono pericoli, insidie, tranelli e soprattutto... Ci abita il lupo. Mi presento, sono Mario, vecchio lupo solitario. Di predare non mi stanco, ma da solo, non in branco. Se lo sa la mamma mia, me l'ha detto quando uscivo non passare per il bosco. Il bosco è fitto, è nero, è cupo, ci sono pericoli, insidie, tranelli e soprattutto ci abita il lupo. Dove devi andare? Dalla nonna, che è malata. Vive al di là della verde radura, in una casetta piccina e isolata. Fermati o sparo! Mamma, aiuto, tu chi sei? Chi sei tu, bel bocconcino? Non mi sembri un animale a guardarti da vicino. Bussa via, che brutto grugno! Vieni qui, che t'ho già in pugno. Questo è il lupo di sicuro, che paura, mamma mia! Ferma, adesso ti catturo! Fossi scema, scappo via! Ecco, nonna, sto arrivando! Brava! Brava cappuccetto, vieni qui e dammi un bacetto. Un bacetto? Un bel bacione e ti mangio in un boccone. Un po' dura la vecchina, se vi devo essere sincero. Retrogusto naftalina. C'è di meglio, a dire il vero. La nipote certamente sarà assai più tenerella. Riposiamo un pochettino e aspettiamo la paziente. Ma è per ascoltarti meglio, sta tranquilla, sta sicura. E quegli occhi così tondi? Sono per guardarti meglio. E la bocca è troppo grande, fa davvero un po' impressione, sì. Ma mi serve, mio tesoro, per mangiarti in un boccone. Per favore, aiuto, aiuto! Sono qui con la mia nonna! Questo lupo ci ha inghiottito! C'è qualcuno, per favore, che ci può tirare fuori? Che spettacolo è mai questo? Ho un lupo che dorme dentro a un letto! E che ha inghiottito, cappuccetto! È la dolce sua nonnina! Una lama assai affilata farà giusto al caso mio! Ah, no, fermo! Alla fine, miei signori, più di tutti pago io, che la fame solamente mi ha portato ad esser rio. A chi fu disobbediente, tutto è stato perdonato, ed io solo, tristemente, son rimasto, ahimè, beffato.